Andiamo. Joseph. No, tanto parla. Ecco. Si viste per un attimo tuba. Eccolo. Celestia. Esatto, molto meglio. Però mi sembra molto contento. Ok. Non credo che sia Kaku. Credo sia una versione normale di G-Sky con l'aggiunta di delle carte Baldur's Gate, quindi il come si chiama? Quella blu che dà iniziativa. L'ho provato anche la scorsa settimana e lo stavo sistemando questo giro. Vediamo. Vediamo, effettivamente non so la lista. Ok, ok, va a cercare creatura e gliela... Passerò un video.
La partita ti stai annoiando? No, mi piace questo gioco. Orb, secondo sliver, outcast, posto, fatti giocare le guardie per dare protezione. Un drifter, uno, scaduto, giocalanda, gioco l'orb verde, ora sono tutti tre, io posso andare lì? No, le guardie no. Poi passerebbero 6 danni. Non è malvagio, però è stato un errore. Non ti arrabbiare. Ok, ne parti solo. Ok, vorrebbe sacrificare la risposta, ma non lo facciamo. Ragazzi, come si sta nell'ufficio del Magic Nexus? Questo è il turno delle lady. La nostra quota rosa gioco e la lady con la mascotte qui. Grandissima. Come oggi? Ci sta bene, ci sta bene, ci sta bene perché non fa caldo. Qui. Di Di là là si si muore soffre. 28 abbastanza. giocatori, Sì. dovremmo metterli in strada a giocare, se passa un po' di vento. Dovremmo Quindi aggiungere un chance. gazebo fuori, ragazzi. Prima o poi ce la faremo, Ok. forse. Ma Sono forse. molto gifted. Com'è? È molto senso unico. Gli ha distrutto i due lord. È tornato indietro al punto di partenza. Ha distrutto anche una guardia. E Sliver è così: o entra sprombattuto, ti sfonda, o se no, quello è da tenere. No, per avere un po' di aria che tira, proprio in strada, anche sul marciapiede. Alcuni se... Beh, oddio, in strada magari no, ragazzi. Però, insomma, beh, 28 posti oggi, il negozio è pieno, siamo felicissimi. Tra l'altro, ne approfitto, in qualità di uno dei gestori del negozio, di ringraziare la Lega Popolo Martesana, quindi tutti voi ragazzi, e anche fiero di portare la Gestore. maglia della Lega, veramente. Tutto è nato con la spinta e la passione mia del mio socio anche per il Pauper, e poi dal piccolo gruppo di persone, pian piano, tutto è cresciuto da un torneo all'altro, e voi poi avete fatto crescere in maniera spropositata il tutto, arrivando poi, post Pauper Gaddon di Milano, a dire facciamo una Lega. Quindi siete stati dei grandi, è stato bellissimo, noi ve ne siamo veramente grati, e appunto speriamo di proseguire così alla grande. La prima volta che riempiamo il negozio con ben 28 persone, e vedremo se riusciremo a trovare altri spazi o cose, se dovessero essere di più. Se no, siete sulla media dei 20 che avete fatto. Comunque molto buono. Molto, molto buono, ragazzi.
Va bene, io torno un attimo di là. Sono Emros, tra l'altro, saluto tutti. Seguite anche Magic Nexus, oltre a Lega Popper Martesan, ovviamente su tutti i social. E per, a chi interessa, io streamo su Twitch, tra l'altro, e tra le altre cose tratto anche di Magic the Gathering, quindi cercate Emros Emros se volete. Dai, è forte, buono streaming ancora. A dopo. A dopo! E quanti bei premi poi che arrivano. Questa tappa sì. Eh sì. A dopo, bella raga. Qualcosa da dire? Dio, va. Dio. Dio. Mi spiace. Mi spiace per Diana, ma questa partita è stata fatta. Sta cercando di... un segno. Anche Cuba guarda giù per non vedere lo spettacolo scena che si sta mostrando. Ah, esilio artefatto. Questo ovviamente va bene nella fase di gioco dove puoi rallentarlo e farlo su punti in modo da evitare che faccia cleansing. Ma vabbè, ma in questa partita è dura per slivere in qualsiasi caso. Questa non è recuperabile. Sono molto aggressivo giocando. Sta giocando senza carte in mano. No, non è proprio il caso. Ok, mi picchia con tutto. Uno galvanico su uno insomma lento, non so se più lento potesse partire. Ah, niente, sta dando fuoco, sta facendo spidino di schegge la partita ormai. C'è 16. Cuba ha smesso definitivamente di guardare questo spettacolo atroce. 5. Non so neanche come film, peccato. Poi veramente ogni pezzo che ha messo Giuliana è stato spaccato, bruciato, infilzato e si ritrova con una guardia benevola che dovrebbe proteggere qualcuno, che però è da solo. Okay. Dall'altra parte c'è, ci sono due pesci volanti. Che picchieranno. Sono sempre troppo in vantaggio un giocatore rispetto all'altro. La forza del mazzo di Diana è che quando sono tutti assieme sono molto forti, i veri compagni, si aiutano vicenda. Però se sono, se questa situazione qui ha una carta in campo, non esce più. Idealmente vorreste avere già i due lord in campo in modo da avere anche una guardia, non sarebbe male, in modo da proteggere eventualmente gli sliver da botto. Però diciamo che adesso ben poco può fare. 2-4 sono 3 turni.
penna galvanica. Un'altra per turno. Spararla. Aspetta, riprende mano galvanica, gioca galvanica, perfetto, spettacolo. Sì. Un attimo. Perché sì, si è sentito un po' di una parte, quindi si blocca. Ha vinto prima perché ai due turni che ha fatto. No, adesso è, adesso abbiamo ripreso. Solo un attimo di momentaneo. Siamo G2. Questo è G2, mancano ancora 20 minuti. Ma come mai è stato G2? Perché ho, c'è stato un attimo un momento di pausa e il telefono si è bloccato. Però in realtà non sono stati, non è passato troppo tempo, ha giocato lo sfocus su due cleasing per rampare, lo sfocus si su sullo monolanda con il, lo sliver che dà infect e giù ha rampato due volte, ha giocato il Seagate Oracle, sì, no, ma anche prima lo spettacolo è stato, gioca primo, aveva arrivato a 4 land, ha giocato due Benevolent Bodyguard. La guardia benevola 1-1 ha un costo 1 bianco, dice sacrifica la protezione a una creatura di un colore. Ok, almeno è quella in arrivo. Aveva giù due lord con tre sliver. Galvanica, cioè, gliele ha bruciati, li ha messi allo spiedo, però li ha anche mangiati. È stato... E poi ha trovato Muldrifter, picchiava con due Muldrifter con un Seagate Oracle. Beh, qualche vostra amica che è no arrivata. È la prima volta, è la, la ragazza di qualcuno, sì. Però sì, diciamo che il mazzo è sì, for fun, è divertente quando gira, vabbè, è diverso, intanto lo vedo online quando guardo le liste, però vabbè, sicuramente soffrirò molto. Sì, poi si è beccata G-Sky che dice no, tu non fai questo, ti distruggo, ti brucio questo. Io ho beccato prima Barry con Afro, sì. E vinto 2-1. G2, vabbè, ha visto. Sì? Vinto tenevo Olanda. Non ho mai visto la seconda. Buono! Su 10-11 punti che abbiamo fatto. Buono! L'avevo tutti i botti. Hai vinto? Sì, ho vinto. Poi G3, no, con lì è stato il tempo perso. G3, va bene, è andato abbastanza bene. Poi ho beccato Dega, giocava Cascade Jund. Sì. Che sicuramente con G1 Jund. Non può. Contro di te? Sì. Ah, vabbè. G2 ha mulligato a 5, cioè ha avuto mulligare a 5 per vedere una weather. L'ha vista troppo tardi, quando era tipo già sotto. Infatti, come tipo io ho fatto i botti, un botto perché un era a 5. Turno. No, era a 5. No, ha dovuto scartare. Quello è l'Ord, sì, vero? Per di sì, secondo me. Sì, quello è l'Ord. Questo va da uno prima a tutti gli esili. Sì, quello ottimo. Lui prende. Doppio sicuro. E niente, ho fatto un botto con Thermo Alchemist, quindi lui ha dovuto fare subito weather perché era troppo basso, cioè un botto in mano. Adesso vediamo l'ultima. Sì, assolutamente, questa partita per sliver è... Si tratta tra lande e tra lande che entrano. Sì, tra lande che danno vita e dentro un tappato. Molto utile contro Jeskai. Va bene che a Galvani che sarebbe prima. Prima le ha sparato due Galvani che faccia con Vera 7. Ma chiuso così. Razza. Ti chiamo questo?
Cos'è questo qua col dado? Ah, tu lo sai. Ah, Infect. No, è danno di Infect. Ah, è danno di Infect. Sì. Voglio 3-1. Ah, è... speriamo. Ah, ma è Ceres. Sì, sì, sì. Ceres. È la casa che sta guardando. Che è rimane in disegno. Cos'è? Cazzo. Ma è bello giocare con i... No, è l'uccellino... l'angelo 2-1 che pesca. E va non lì. Sì, non si vede perché non è fuori. No, ma no, poi c'è anche il riflesso. Vedi, queste persone che giocano le carte fuori non servono a nulla. Anche io sto comprando. Ah, non sei. Complimenti. Un altro. Un altro. Ah, vabbè, insomma, torniamo. Ah, come prima che l'hanno fatto te. Sì, vuoi. Angelo, angelo. Sì, vuoi. Angelo. Cazzo. Beh, è un buon modo, fa tante piccole cose. E lei non sta troppo dietro. Troppo più Seagate, più Angelo. Ah, è Winning Way. Okay. Mi guarda le prime per cercare... Non mi ricordo, devi vedere. Successo. Pure... gioca l'anda e per forza devo sapere la salanda. Ma cos'è? Sì. Non verde, così, beh, infect così. Peccato che abbia i parati. No, infatti, mi chiamo la infect così. E... infect così potrebbe chiuderlo più velocemente. Dovrebbe stare attenta da un'eventuale galvanica. E servirebbero altri. Con altri un lord, ecco. Lo fa, ha fatto bene, così è protetto la prossima volta, se dovesse avere il, come si chiama, l'elementalista, o sì, se lo riprende, spazza. Almeno due lord ci vogliono, due lord qua risolverebbero la partita. Però non volano, vero? No, non ancora. Che? Avanti. Oh, Vika. Ciao, Vika. Ah, comunque, ti hanno insultato. Non insultato, ti hanno scrittato dicendo che io e Cuba siamo meglio di te, e io come commentatore. Ah? Va bene. Comunque Raptus Burn è meglio di te, quindi ti ho detto. Tanto se pesca, no, sempre tanto si fa armadillo clock, sempre, cioè, poi giocare Bara anche. Eri contro... Sì, sì, fondo, sì, contro Dario. Che sia, ma vince, se tra l'altro se pescavo l'Anda G2 la vinceva, se pescavo la... Come si fa a vincere contro Bob? Con la Gorgone e si attacca a caso. Ma beh, te è lui ora? 2-1. Non è bello. E non hai neanche questi che sono? Diana, che è la ragazza di Gorgone, mi ricordo che sta giocando Celestia Sliver. Sì. Ah, no. E Joseph. Ma dire che sta vedendo male, dire che... No, lei ha preso l'inizio. Ma quanto... 1-0 sta? Cioè, di solito... Ah, ok. Questo qua è il match-up dello streaming per Gatton di Aizen contro... Che ha messo? Beh, è un cangiante. Ah, no! È il cangiante 0-4. Minchia, 0-4? No, 0-4. Aspetta, non mi ricordo. È un cangiante che costa... Penso costi 2. 3. No, 2. Doppio bianco, no. O un in colore, un colore di sneaker si pompano tantissimo, sì, quindi sì. Cannonata utile all'inizio, ma poi ok. No, cos'è che quando entra il artefatto spacca incantesimo o artefatto, non so, si decide di fare terra, tanto mette giù pezzo, lo porta indietro. No, anche perché in teoria anche lui è un shape shift. Sì. Li usa come utility e non sono mai aperto la da Sliver? No, boh, non lo so. Se fa un leader stampede, beh. Mica un leader stampede. E io sono beccato Dega. Dega era ritirato perché becca sempre gli stessi mazzi. Si viveva con Affu, sta cangiante. Sì, è cangiante di Caldei. Non mi ricordo quale sia la traduzione. Ah, il primo Fallen Pull.
effettivamente uno ricorre. E questo qua, vecchio, questo qua è il Masked Band. Sì. Che si vede. Anche in modo si gioca. Sì. Cioè, si gioca così. Si gioca in copy. Perché lo puoi tutelare. Sì. Sta ancora cercando. Una volta lo fa su Oracle. Cosa prende? Non si vede. Ma effettivamente potremmo mettere un portacarte davanti ai giocatori, così metti la telecamera davanti. O anche mettere una seconda telecamera. Certo. Beh, io quando ho visto la stream del giocatore medio, cioè no, l'insider scap, secondo me ci vediamo di male. Dipende come è posizionata la telecamera, perché si vede leggermente verso sinistra in questo caso, quindi verso Diana. Deve essere un po' più basta. Comunque in questa stanza si sta meglio di là. Incredibile. Sì, vabbè, di là. Cos'è? Ha fatto cannonate, sì. Erano due, c'era solo un lord. Sì, mi sarebbe finito. Questa è andata. E comunque lei dice... Gioco da poco, almeno più da settimana, e gioca Sliver. Va bene. E la gente che inizia a giocare. Me ne vado perché no. Me ne vado. No, dai. Beh, dipende. Ho capito, è forte il mazzo. Ah, stai dicendo del suo? No. Logos. Ah. Vabbè, effettivamente il mazzo è forte. Io come, no, come ripresa di giocatore ho iniziato a giocare Storm. Che voglio giocare Storm? Ma ciclo? No, il modder. Ah, il modder? Ma hai iniziato da poco? No, ho ripreso come tutti quando ho aperto il negozio. Ah. Cioè, poco prima della pandemia. Vabbè. Niente, i blu ti dice, siccome chi gioca blu un po' come non saper pescare, perché tu devi avere delle carte per imparare a pescare. Ti scegli le carte in mano, dai, questa la fa. Vediamo se le becca 5 su 5. Almeno se ce le avesse tutte. Se è brava, le becca 5 su 5. No, beh, 4 su 5. Oh, buono. Almeno uno lo può giocare. Sì, no, è un male. Sì, tra l'altro, ha fatto bene a giocare prima l'altro per questo, per cercare le carte. Stanno andando un po' per le lunghe, per me non riuscire a chiudere in tempo. Non c'è il tempo, non si vede. No, non si vede, non l'abbiamo messo, anche perché... Cazzo, non so da fare quello, però... Sì, dovrebbe andare a... Cast? Outlast? Non mi ricordo. Dopo ci faremo dare la lista. Niente, attacca con i volanti, a Sibietora con il primo treno. Deve prendere per forza, tanto sei 18. Vabbè, 15 non è un problema. Insomma, questo Jeskai. Questo Jeskai l'anno 3, 8. E al 17. Due o tre carte, Joseph. In mano? Due o tre. Tra l'altro, non ha ancora trovato. Ah, Chierico. Non ha ancora trovato un'effettiva modo di bloccare o di fare. Beh, infatti non. Per quello ha fatto doppie fine su. Standard dire? Cos'è un lord? No, non Sliver, scusa. Non pensavo fosse l'altro. Ok, adesso gioco il lord verde. E gioco l'altro. Questo sarebbe ottimo. Sai, standard dire, allora non ho visto male. Cos'è che fa? Standard dire dice: non è questo il matchup, dovresti giocare contro Bogle. Quindi dice: ogni volta che giochi un incantesimo aura, sì, lo giochi su standard dire. Lo giochi contro quello che è Bogle. Cioè, quindi se Bogle lancia un incantesimo, sì. Sì. E contro anche Mono White Heroic. Vabbè, sì. Well. Ah, ok, grazie, spiegazione, cioè, sì. Spiegazione se il... come si chiama il... Sì, di questo qua. Sì, forte, non è questo il caso, ho attaccato, ottimo. Il problema è, sarebbe ancora meglio questa partita. L'ho visto, è successo.
effettivamente non ha trovato, eppure ha cercato tanto. E ora la cerco, cioè ora l'ha castato per penso fare un parante più, sì, perché non c'è niente. Sì, 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 adesso molto probabilmente cercherà di fare doppio parante. Se mi chiede se sono se, sono tre, tre, se avesse infect, se dovesse pescare con infect e non avesse la possibilità di fermarla, sarebbe un bel guaio. Ah, con con flanking. Flanking è tipo i palanti che vengono meno questo. Agguato. Quindi anche in questo caso il doppio blocco verrebbe. Sì. No, perché sì, sì, quella, sì. Se, dove... di... se dovesse spingere abbastanza. Cos'è? Ah, è Stampede? No, no, è una creatura. Una creatura? Ah, no, un altro lord? No. No, prende. No, probabilmente un 2-2 e è a raggiungere. Ah, perfetto, così non hanno più problemi di. Ma più quantomeno. Davide, come fai a ricordarteli tutti? Sì, davvero figo. Forse lui lo giocava. Ah, sì, forse lui lo giocava. Sono abbastanza. Ok. Ok. Tra l'altro Joseph non ha in mano. No, no, non lo giocava, se lo ricordo su me. Ah, se lo va sul standard bere. Ok. Mi pare che sia un'ottima. Ah, non lo giocava, io sì. Mai giocato su Dio, se non sei. Perché andrebbe anche sulle due Fimarit. Quindi se va sulle target spell. Mai giocato Sliver da un buon seller. Ok. Ok, capito, capito. Ok, stavo calcolando i danni per capire anche quanti turni mangono e quanto vuole andare sotto. Togli quello con flanking, tieni il lord. Se hai fatto tutto, cioè para para. Sì, però. Ah, sono più piccoli forse? No, no, sono stati quello non. Andrà triplo parante, vuole proprio azzopparli. Prendo due, no, tre. Perché lì ci sono tre danni. Ci sono tre danni che sono due di Muldrifter e uno di Sighe. Ah, ah no, sono tre danni. Scusa, Muldrifter non. No, Muldrifter dietro. Sì, sì, sì. Sono tre danni di Lisi. Questa è un'ottima cosa. Un'ottima cosa. Deve decidere chi uccidere. Il problema è che hanno tutti e tre di costituzione. Quindi. Sì, gli permette di recuperare vita. No. Beh, anche perché secondo me se fa effimere nel caso su, lo fa sul Muldrifter. Sì. Adesso bisognerebbe. C'ho due carte in mano. Sì, ha senso. È una scelta che devi fare. Devi. Ne avrebbe comunque due di Secret Oracle. Ne ammazzi uno, può utilizzare sempre l'altro. Permettono di scavare il mazzo. Gli danno una scelta da fare. Attenzione. E. Vuole andare indietro. Vabbè, sicuramente guadagna. Permette di avere di un buon body per bloccare. Allora scende sempre in difesa. Anche io. Posso dire puttanate? Posso dire cose brutte? Questa partita sta diventando più interessante. 2-4. Sì, sì, sì. Questa è Esilia. Infatti, gli sta rimuovendo. Gli ha rimosso due terre. In realtà. Per questa fase di partita non è fondamentale, no, però concede? No, no, sta sistemando, sarebbe stato molto divertente concedere così. Però gli leva la possibilità di avere del mana corretto. Sì, Masked Vandal, Changeling di Kaldheim, ha un incolore e uno verde. Elementalista questo. Oh no. Brutta. Se dovesse avere anche. No, non prende cannonata. No, no, ma. Fa effimere. Lei non ha modo di rimuovere in nessun modo. E. Non c'è anche Sliver che si dia accesso. Basta che. In questo caso. Elementalista. Con effimere. Per prendere cannonata. Ah no, però se riuscire. Mi dovrebbe giocare semplicemente di. Galvanica
però non ha più gli artefatti. Pure questo, l'altro Sliver, quello è Lord. Ah, due reti di Sidens. Quello è Lord. Tornerebbero su. E la cosa brutta è che esiliandoli quelle due terre, gli ha tolto una rosso bianca e quella blu rossa. Non è in metacraft, non è in metallurgia, quindi galvanica fa solo due danni. In questo caso, cos'è che prende? Botto. Botto a Lord. Botto sul cast, almeno. Se no, mica sarebbe ancora in piedi. No, sarebbero. Sì, no, dico, l'ha fatto sul cast perché sì, sennò quello che pompava che rimane in piedi. Sì. Quindi dava quanto botto. Beh, è meglio relico, immagino, credo, per almeno pescare, tanto a te l'esilio non interessa, sì, credo. Non credo che abbia modo di recuperare, a parte che se sia il bianco verde, non credo che abbia nessun modo di recuperare dal cimitero. Poi forse lo vedevo anche in tre colori. Sì. Intanto, vabbè, dipende quanto vuoi divertirti. E poi quando spacchi, relica fa... guadagna, fa pescare e alla fine si sì. Cripta la giochi a zero, ma vediamo, riprende ovviamente Fimerit. A uno, vabbè, riprende botto, gioca botto. Beh, adesso è tutto in discesa. Cos'è? No, gli sta. Penso che stesse parlando animatamente. Ah, sono i turni. Eh sì, sono già 44. Sono i turni. Sono turni. Però. Ma. Ma non penso che sia necessario, non basta che possa pattare in dei turni e mi vince perché è 1-0. Quindi ci vediamo una partita più movimentata. Adesso prima parte anche il quarto, vediamo chi in testa. E niente, bene. Io pensavo. Pensavo che Gio portasse Koros e Bulli. Sì. Infatti io con Burn ho messo i side. Fading Pain con la tappi rosso e a flashback. Mm-hmm. In quel turno danno per essere vinto. Hai fatto bene. Prima danno da bianco. Qualcuno ha fatto 3-0? Dovremmo sentire dopo questa. Che io sappia. Ma qualcuno c'è. Ci vorrebbe essere una. Secondo me sì, una, però forse due persone, così andando a memoria. Dopo vediamo. Come si chiama la spell che previene il danno dalla fonte? Prismatic Stand. Sì. E infatti ha detto, più prismatici che previene da un valore. Infatti ha detto, vabbè, metto quella, poi mica, quello che Sky. Niente, ha concesso. Se quarto o quinto turno, sono già i turni, quindi non so neanche se è possibile farli parlare. Magari vediamo. Cioè, vuole chiamare Fremiscriant. Che è Fremiscriant? No, Fremiscriant per pescare. E sì, allora sono riusciti ad andare molto in là, anche perché non ha visto granché Joseph in questo caso.